Salve a tutti amici cuberiani, bentornati in questo nuovo video dopo una settimana che non faccio video, ma non sapevo su che cosa portarlo. Infatti ho fatto un post su Facebook dove ho detto che, visto che i cappelli lo portavano tutti, l'avrei portato anche, infatti ve l'ho portato, però non dei boss prima, ma ve l'ho portato direttamente quasi al penultimo perché non tanto gli altri avevate già belle visti, non so se magari anche questi. Però, allora, questa che cosa ho messo? Lo shot A, quello normale, poi quello in seguimento, la super, quella di sempre, la smoke, perché così quando ci spostiamo non succede nulla. Non ci fanno danno. Allora, qua come funziona? C'è il dado. Noi il dado lo dobbiamo prendere tipo per spostarci di uno lì. Qui vedete che ci dà un cuore se arriviamo lì. Quindi vediamo se ce la faccio velocemente. E allora, due. Ok, perché prima usavo quello che il Perry me lo faceva in automatico il primo. E quindi insomma prendevo tutti i cuori, ce la facevo andare avanti bene, però vabbè, anche con questa abilità ogni tanto si sbaglia. Sì, cioè ci ho messo una vita per arrivare a questo punto della storia, diciamo. Sono al 90%, ci ho giocato circa 15 ore e ci ho messo abbastanza perché insomma credo, cioè in pochi l'ho fatto con a meno nemmeno a più. Quindi un po' una cacca. Alcuni con C, alcuni con D, poi con B. Ah, ok, già così veloce. Ok, a posto. E se ve lo chiedete, non ho messo i cuori perché mettendo più cuori diminuisce il danno. Quindi così faccio anche prima, insomma. Vediamo se riusciamo ad andare nel 2, così saltiamo un boss. Yes. 2, vediamo se riusciamo a fare altro 2, almeno ci dà un cuoricino. E 1. Beh, perfetto. Così se vogliamo i cuoricini ci dobbiamo subire un altro boss. A posto. Ah, beh, questo qua che mi sta piuttosto antipatico. Perché ok, cioè io se non parlo ovviamente è perché sono concentrato. Quindi ah, sono andato addosso a quella lì. Il brutto di questa abilità è che non vedi dove vai. Quindi per me è un po' un problema. Ah, lo volevo prendere. Non sono riuscito a fare il parry. Vediamo. Dobbiamo stare molto attenti. Madonna. Gli animali strani. Oddio. Il miss. Ah. Oh, yes, knockout. Ok, con uno di vita mi sa che arri non arriviamo molto lontano. O sono un pro della Madonna. Mi prendo quel cuore, non ho problemi e cose. E allora due, vediamo due. O uno, o tre, o uno, o tre. O uno, tre, uno. Buono. Vita. A posto. Allora dopo si fa due così, dobbiamo saltare il boss. Ok, il coniglio, infatti qua serve un botto il dash perché c'è un'abilità che non è che si possa tanto scappare da quell'abilità. Allora, tipo da questa. Ok. Dai. Cazzo, ce l'avevo sotto e non. Mannaggia la zoppa, rosuzza razza. Ok, mi sono distratto. Ok, allora vi faccio vedere questo boss. Ho preso il cuoricino e questo è il primo, proprio il primo boss. E quindi, vabbè, l'ho già preso danno perché 20, sempre 26 cose tutte insieme. Non ce la faccio io a tenerle. Perché sono molto bravo e quindi nulla. Ok. Bene, le rotture di coglioni sono andate, quindi ora è molto semplice perché tanto bisogna stare attento a lui quando usa il coso e quella lì si fa molto veloce, soprattutto con questa abilità è davvero tutto molto veloce. Così, basta fare così con quello. Molto semplice.
E abbiamo fatto. Purtroppo si è preso un danno perché non avevo visto il bicchiere rovesciato. E quindi l'ho preso un po' nel culino. Ora dobbiamo fare tre perché dobbiamo fare. Cioè, insomma, dobbiamo riuscire a. Ok, riusciamo a fare tre così ci becchiamo il 6. Ok, quando c'è l'1 c'è il 3. No, il 2. Il 2. Mannaggia. Mannaggia. Ah, il coniglietto. Ok, va bene. Posso stare anche sotto. Posso stare anche sotto e... E così, faccio così. Ok. No, però non, quando non piglia il Perry mi fa un po' incazzare sto gioco. Visto, sì, lo fa. Niente, per tre volte di fila non mi ha preso il Perry e quindi devo rifare di nuovo tutto da capo. Che coglioni. Oh, sono contento che è uscito il sigaro. Perché il sigaro è uno dei miei preferiti. Mi piace un sacco il sigaro. È bellissimo come boss. Cioè, proprio tutta l'ambientazione, come è fatto il sigaro. A me piace un sacco questo boss. È fatto troppo bene. Mannaggia la puttana Eva. Non ho a forza di parlare mi distraggo troppo e quindi non mi accorgo che quello si sposta. Mannaggia. Dai, su. Morisci. Ho quasi preso la sigarettina. Si va così nel fuoco, ci divertiamo a saltare, tanto ci si prende danni. Almeno quando è finita non ti prendi danni, almeno quello. Vediamo se riusciamo a prendere due. Due, due, dacci un due, dacci un due, dacci un due, un tre, vaffanculo, vaffanculo. Il 5 cosa? Il 5 non è la ballerina, vero il 5? No, no, madonna, il 5 è il coniglio, non lo ricordo mai. Vediamo se riusciamo a tenerci un po' la ulti. Niente, tanto non mi prende mai il coso a me, perché sono uno sfigato di merda che non mi prende mai il Perry. Il problema è che con sti boss che ci sono qua, se prendi il Perry è quasi inutile. A meno che non sono talmente abile che... visto. Niente, si prova con il Perry. Allora, adesso è tutto molto più semplice, perché lì appena appare uno io lo prendo, perché mi basta saltare. Quindi è buono per questo lo zucchero, alla fine sarebbe lo zucchero l'abilità. Quindi insomma è molto più semplice e nulla. Allora, lui appena cosa, ok, ok, pensavo che quello mi prendeva. Invece l'ho atterrato a bucio de culo. Allora lì c'è l'occhio. E lanciami il coso, tanto ce l'ho fatta. Yes, ce l'avete con me. You what, mate? You what? Allora, io non è che ora comunque con questo video non voglio... Cioè, l'unica cosa secondo me dimostra è che faccio un po' cagare, perché alla fine... Cioè, c'ho giù... No! Ah, fanculo, non ci ho pensato. Vabbè. Alla fine... cioè, io ho giocato tantissimo a Metal Slug. E insomma, ho giocato tantissimo a giochi, diciamo, simili. Però, insomma, diciamo che è comunque una novità giocare a questo per me. Diciamo, Però, devo dire, è un bel gioco. Il problema non è che è difficile. Il problema è che ci sono talmente tante cose su schermo che non si fa poi caso ad altre cose. Infatti.
Quindi non è che la Madonna zoccola. Quindi alla fine non è che, è che sia difficile, ci sono tante cose su schermo, non è che puoi badarle a tutte. Alla fine poi il gioco è totalmente casuale, una volta ti fa per dire 10 volte la stessa cosa, dopo ti cambia ed è come se rifacessi tutto da capo. Allora, se hai detto 2, ci serve il 2, quindi si prende il, mi si stanno incrociando gli occhi, non prenderò mai il 2. E quando mi si incrociano gli occhi, so che non lo prendo mai. Ok, vi faccio vedere questo che... io non ho nemmeno fatto caso. Allora, questo vabbè, lo conosciamo tutti, è Memory, ma io non ho guardato bene nulla. Ah, no, quello è... Ok, danno. Ora inizio a fargli danno. Che, allora, c'è stato un momento in cui... mi ha dato il knockout instant a questo qui. E non so che com'è stato possibile. Io non lo so com'è stato possibile. Però non ci lamentiamo. Anche se quello che sto facendo è... ho preso sempre lo stesso. Oh, dammi qua. Porca puttana, scimmietta di merda. Vieni qui. Vieni qua, scimmietta di merda. Dai. Zoccola! Ah! Ok. Ok. Allora è questo. E questo. Quello è quello. Svegna! Chi va lì? Chi va là? Mamma mia! Ok. Ok, il blu era questo. Prendilo, oddio. Scimmietta, devi scoppiarci male. Scimmietta del cazzo. Con un po' di dose di culo. Vabbè, tutti ora me li fai fare. Scimmietta del cazzo. Quando è che vuoi morire, scimmietta di merda? Meno male il suo attacco non è che sia tanto rompicoglioni. Almeno quello della scimmietta, almeno che dopo non mi diventi ultra power. Muorici. Ora ci devi morire, scimmietta del cazzo. Dai che con te non voglio sprecare le carte per poi la fare la ulti. Oddio, mia... Ok, abbiamo 2 HP. Ne abbiamo 2. Spero che non mi si incrocino gli occhi. Faccio 3 e vado direttamente alla fine. E faccio 3, ok. Ora c'è il gran finale. Allora, qui devo fare così. Ok, ok. Posso usare benissimo questo. No, oddio. Oddio, 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 oddio. Che questo diciamo che è relativamente semplice. Teoricamente dovrebbe essere così tutto il tempo. L'ho rischiata lì. Vabbè, ho usato la roba sbagliata. Oh yes. Ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. 2 HP. Il nostro massimo è 3. Abbiamo fatto diversi parry teoricamente. In quanto l'abbiamo fatto tutto quanto. Non so se ci dà il tempo. Il bonus del tempo. Ok, questo l'ho fatto in 5. No, il bonus. Degli HP proprio 0. Bene, grazie. Ho preso B. Vabbè, sono contento. Forse posso prendere B meno se mi va il tempo. Però non è che sono flash. E quindi a posto. Allora, io sicuramente lo giocherò da solo. L'ultimi boss. Però, se vi è piaciuto e magari volete vedere da me, perché ormai magari qualcuno l'ha già fatto, ci sono quei video in cui fanno vedere tutti i boss con a più e cose. Comunque, se poi lo volete vedere, me lo dite. Insomma, magari me lo fate capire. Magari vi lascio la scheda in alto a destra, visto ho capito come si fa.
e vi dico un po' com'è tutto quanto. Ve lo dico, mi hanno abilitato la monetizzazione dei video perché una volta arrivato a 10.000 visual totali insomma, me l'attivavano e quindi insomma me l'hanno attivata. Tanto non, se prendo qualcosa prenderò qualche centesimo, però vabbè. E quindi nulla, io spero vi sia piaciuto. Se è stato così, lasciate un bel like. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!